forma di indottrinamento che cambia il senso alle cose. Quante volte si dice come si perde il tempo? Nei parlamenti, nei consigli comunali, si parla, mentre bisognerebbe prendere delle decisioni rapide. Le decisioni vanno bene rapide se sono giuste, perché se sono sbagliate, quanto più è rapida la decisione, tanto più negativi sono gli effetti. Poi parliamo anche qui, se il Parlamento si chiama così e non si chiama tacitamento, ci sarà una regione per cui si dice Parlamento. E parlare era talmente importante che in uno dei primi parlamenti, il Senato romano, c'erano due categorie di senatori, quelli che potevano parlare e votare e quelli che potevano soltanto votare, quelli che contavano di meno. Perché si riteneva che il diritto di prendere la parola e di influenzare perciò la decisione fosse più importante di alzare la manina. È certo che è così, perché se alzare la manina, tra l'altro, lo devono fare chi è lì non per merito proprio o perché ha avuto un consenso da parte degli elettori, è chiaro che il voto di per sé significa poco e niente. Senza andare tanto lontano, nel 1793, 1789, ripetuto nel 93, c'era detto nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, rivoluzione francese, che diceva: uno Stato dove non c'è garanzia dei diritti e rispetto della divisione dei poteri non ha Costituzione. Ed è una cosa chiarissima: se tu hai dei diritti però non hai il modo di garantirli, cioè di andare da un giudice, e non c'è la divisione dei poteri. La divisione dei poteri era proprio la divisione tra esecutivo, legislativo e potere giudiziario. Noi con le leggi, ma abbiamo incominciato anche qui, a suscitando l'entusiasmo di tutti, con l'elezione diretta del sindaco, che è niente di male, perché il sindaco può essere eletto direttamente. Quello che non va e che ha fatto saltare la divisione dei poteri è il fatto che il sindaco, che deve essere anche controllato dal Consiglio Comunale, si trascina dietro la sua maggioranza del 60%. E questa roba ha fatto sì che ci sono una bella quota di consiglieri, quelli che vanno dalla percentuale che prende il sindaco fino al 60%, che se sono lì è per merito del sindaco, non per merito loro. Perciò la funzione di controllo non la faranno più. Che ci siano degli esecutivi forti, io non sono per niente contrario. Negli Stati Uniti c'è un esecutivo sicuramente forte. Quello che non va è che l'esecutivo forte manchi di controllo. E guardiamo anche questa qui, la filosofia dei nostri cambiamenti. Si dice: alla sera delle elezioni si deve sapere chi governerà. Alla sera delle elezioni si può sapere quali sono i risultati. Puoi anche sapere, in un sistema presidenziale, Obama alla sera delle elezioni sapeva che lui era il presidente degli Stati Uniti, ma se poteva realizzare o no il suo programma dipendeva da come andavano le elezioni della Camera dei Rappresentanti e del Senato. Perciò quando fu eletto, già la prima volta, lui aveva la maggioranza in una delle Camere, il Senato, ma non l'aveva nell'altra. Ma pensate un po', questi americani che non hanno i nostri giuristi, non so, cosa fanno? A un presidente, addirittura a metà del suo mandato, dopo 2 anni, gli piazzano delle elezioni. E le ultime elezioni, infatti, è Obama, che era partito ad avere una Camera che lo sosteneva e l'altra contro, a metà mandato ha perso tutte e due. E quando gli si chiede a loro: ma perché? Tanto più grande è il potere, tanto maggiore deve essere il controllo. Sì, il Presidente degli Stati Uniti ha un grande potere, non può essere destituito solo.